il Covid, ma anche influenza, che stagione ci attende, chi deve vaccinarsi? Sappiamo bene che gli italiani sono stanchi delle vaccinazioni, che c'è stata una marcia indietro dopo il Covid. Assolutamente sì, dopo il Covid abbiamo questa esitazione alla vaccinazione che non riguarda solo il Covid ma riguarda molti vaccini e anche i dati sull'influenza non sono promettenti. E invece l'influenza sta come un po' era atteso, questa influenza che nell'emisfero australiano aveva determinato un alto tasso di ospedalizzazioni e di decessi, è arrivata in maniera prepotente anche in Italia. In questi giorni abbiamo numerosi casi, siamo vicini se non abbiamo già raggiunto il picco, quindi d'altronde è un po' il periodo nel quale questo è atteso, diciamo, quindi il mese di novembre e dicembre classicamente sono i mesi maggiormente interessati da questo, e questo è un motivo in più per vaccinarsi. Siamo ancora in tempo a fare la vaccinazione antinfluenzale e la dobbiamo fare perché effettivamente è una malattia che può determinare decessi e ospedalizzazioni nei soggetti a rischio, che sono, oltre a quelli per età, gli over 60 sono soggetti ad alto rischio, tutte le persone anche con età inferiore e con comorbosità, quindi cardiopatici, nefropatici, epatopatici, i neoplastici, gli immunodepressi. E poi ricordiamo anche le donne in gravidanza e i bambini sotto i 5 anni di età. Oltre a tutto il personale impiegato nelle attività pubbliche, quindi in maggior ragione il personale sanitario, che ovviamente si deve vaccinare anche se non rappresenta una categoria a rischio, ma lo deve fare per ridurre la circolazione dei virus influenzali all'interno dei nosocomi dove ci sono pazienti fragili. Grazie.